scorsa lezione abbiamo introdotto la funzione di costo. Abbiamo iniziato a studiare che è la funzione che associa a una certa quantità di output il costo minimo necessario per produrre quell'output, funzione della quantità e dei costi dei fattori produttivi. Dunque, terminiamo introducendo la nozione di costo di breve e di lungo periodo. Per introdurre la differenza tra la funzione di costo di breve e di lungo periodo, come spesso facciamo, utilizziamo, aiutiamoci con la grafica, iniziando dal caso discreto. Supponiamo nel discreto di avere un unico fattore produttivo fisso, ad esempio l'impianto produttivo, e supponiamo che questo impianto produttivo, questo fattore produttivo, sia appunto rappresentabile da una quantità rappresentabile nel discreto. In particolare, supponiamo di avere solo tre possibili impianti produttivi: un impianto produttivo di dimensioni piccole, medie e grandi. Disegniamo le curve di costo medio a C. Vi ricordo che a C non è altro che C diviso Y, dei tre impianti produttivi, sia questa la curva di costo medio, andiamo in bianco, va, sia questa la curva di costo medio del primo impianto, chiamiamola AC con 1, la curva di costo medio del secondo impianto, AC con 2, la curva di costo medio del terzo impianto, AC con 3. Evidentemente questa sarà la curva di costo medio dell'impianto più piccolo, dell'impianto medio e dell'impianto grande, perché queste curve hanno il minimo, cioè il punto di massima efficienza, il minimo del costo medio a dimensioni via via più grandi della quantità prodotta. Quindi questa curva rappresenterà il costo medio dell'impianto di dimensioni più piccole, dell'impianto di dimensioni medie e dell'impianto di dimensioni grandi. Ovviamente siamo nel breve periodo perché abbiamo un fattore produttivo fisso. Vogliamo capire che cosa succede nel lungo periodo. Nel lungo periodo questo fattore produttivo non è più fisso. Questo che cosa significa? Significa che nel lungo periodo l'impresa può scegliere se utilizzare, se costruire, se utilizzare l'impianto di dimensioni piccole, medie e grandi. Stiamo nel discreto e quindi comunque è possibile solo costruire tre diversi impianti. Quale sarà il criterio che utilizzerà l'impresa? Quello della minimizzazione dei costi, cioè sceglierà nel lungo periodo di costruire quell'impianto che gli permetterà di produrre a costi minimi. Vi dico perché non l'abbiamo mai detto, possiamo scrivere il costo uguale dividendo e moltiplicando per y come AC per y. Banalmente possiamo dividere e moltiplicare il costo per y, c diviso y di ac, e quindi ottenere che il costo è uguale al prodotto di ac per y. Questo significa che fissata una certa quantità y star, l'impresa produrrà al costo minimo nel punto in cui produrrà al costo medio minimo. Cioè, fissata la quantità y star, per minimizzare il costo occorrerà minimizzare il costo medio. Questo ancora cosa significa? Che per ottenere quantità per quantità il costo minimo, l'impresa dovrà decidere di costruire quell'impianto che quantità per quantità minimizza il costo medio. Cioè per questa quantità, ad esempio, Y star, andiamo un po' più a destra, meglio. Per questa quantità Y star, nel lungo periodo l'impresa quale impianto costruirà? Quello di questi tre impianti che mi minimizza il costo, cioè quello di questi tre impianti che mi minimizza il costo medio, cioè quello di questi tre impianti che ha AC più basso, AC minore. Beh, è evidente che in questo caso questo impianto è l'impianto 1, perché questo impianto 1 avrà questo valore di AC star che è il più basso dei tre. Quello dell'impianto 2 si otterrebbe qui,
e così via quello dell'impianto 3 ancora più su. Quindi l'impresa per questa quantità Y star deciderà nel lungo periodo di costruire l'impianto 1 e così via dicendo. È evidente quindi che ripetendo questo ragionamento punto per punto, l'impresa deciderà di costruire l'impianto 1 per tutte le quantità comprese tra 0 e questo valore qua, y con 1, mentre invece deciderà di costruire l'impianto 2 per tutti i valori di quantità compresi tra y con 1 e y con 2. L'impianto 3 sarà costruito per tutti i valori di quantità per maggiori di y con 2 e quindi la funzione di costo medio di lungo periodo, quantità per quantità, sarà uguale alla funzione di costo medio di breve periodo dell'impianto che sarà scelto anche nel lungo periodo. Cioè, cosa significa anche qui questo scioglierino? Se l'impresa nel lungo periodo sceglierà l'impianto 1 per ogni valore di quantità compreso tra 0 e y con 1, nel lungo periodo la funzione AC di lungo periodo sarà uguale ad AC1, cioè sarà questa. La disegno così. Se l'impresa nel lungo periodo deve produrre una quantità compresa tra Y1 e Y2, deciderà di costruirsi l'impianto 2, quindi avrà una funzione di costo medio AC di lungo periodo uguale ad AC con 2. Questo pezzo qua. Se l'impresa invece deve produrre o vuole produrre una quantità maggiore di Y2, costruirà nel lungo periodo un impianto 3 e quindi avrà una funzione di lungo periodo uguale a quella dell'impianto 3 di breve periodo, cioè questa. Quindi la funzione di lungo periodo di costo è questa più questa più questa. Quindi è una funzione continua ma discontinua della derivata in questo punto e in questo punto. Bene, e la funzione di costo marginale, stesso discorso, dobbiamo costruire le tre funzioni di costo marginale che passano per i tre punti di minimo. Questa è mc con 1, ci serve un po' più a destra, però segniamo un po' più inclinata, ecco qua. Questa è mc con 1, disegniamo che so mc con 2 e disegniamo anche mc con 3. Questa è mc2 e questa è mc3. Quantità per quantità l'impresa sceglie l'impianto 1, 2, 3 e quindi nel lungo periodo, oltre ad avere la funzione di costo medio di lungo periodo che è uguale a quella di costo medio di breve periodo dell'impianto 1, 2, 3, stessa cosa per le funzioni di costo marginale. Questo significa che la funzione di costo marginale di lungo periodo sarà uguale a questo pezzo fino a qui, dove si interseca la retta y uguale y con 1, ecco qua, fino a questo punto qua, dopodiché si parte con il pezzo di mc2 fino a qui e poi si attacca con il pezzo di mc3. Quindi la funzione di costo marginale di lungo periodo sarà data da questo pezzo fin qui più questo pezzo fin qui più questo pezzo fin qui. In questo caso avremo una funzione di costo marginale di lungo periodo discontinua in questo punto e in questo punto. Vedete, qui c'è una discontinuità e qui c'è una discontinuità. Quindi, come si costruisce la funzione di costo di lungo periodo? La funzione di costo di lungo periodo nel discreto si costruisce sia per il costo medio sia per il costo marginale andando a prendere quella funzione di costo di breve periodo dell'impianto, in questo caso comunque dei fattori fissi in generale, che vengono scelti quantità per quantità nel lungo periodo. E nel continuo? Beh, nel continuo il discorso è lo stesso. Evidentemente però il fattore fisso non sarà più rappresentabile in quantità discrete, quindi nell'esempio dell'impianto, impianto 1, 2 o 3,
ma sarà possibile costruire un impianto di dimensioni qualsiasi nel lungo periodo. Questo che cosa significa? Ovviamente non possiamo disegnare infinite curve di costo medio e di costo marginale, ne disegniamo solo qualcuna, supponiamo che siano queste. Man mano che si passa dal discreto al continuo, aumenta il numero di possibilità di scelta per il fattore fisso. In questo caso, ad esempio, siamo ancora nel discreto, la curva di costo medio di lungo periodo sarebbe data da questo disegno qui. Aumenta il numero di impianti e quindi passiamo al continuo, è evidente che avremo una situazione di questo genere, cioè nel continuo la curva di costo medio di lungo periodo è l'inviluppo delle infinite curve di costo medio di breve periodo, evidentemente delle infinite dimensioni possibili dell'impianto nel nostro esempio, o in generale delle infinite possibilità di scelta del fattore fisso. Quindi nel continuo la curva di costo medio è l'inviluppo delle curve di costo, la curva di costo medio di lungo periodo è l'inviluppo delle curve di costo medio di breve periodo, cioè un qualsiasi impianto, per esempio questo, contribuisce solo un punto, questo punto y star, dove ci sarà la tangenza tra curva di costo medio di breve periodo e curva di costo medio di lungo periodo. Stessa cosa per la curva del costo marginale, cioè ad esempio per questo valore y star dovremo prendere la curva di costo marginale di breve periodo, supponiamo che sia questa, che passa per il minimo, questo qui supponiamo che sia il minimo della curva di costo di lungo periodo, questa curva contribuirà solo per un punto, questo punto qua, alla curva di costo marginale di lungo periodo. Quindi questa curva qua sarà la curva di costo marginale di questo impianto, questo sarà il punto che contribuirà alla curva di costo marginale di lungo periodo. Unendo tutti i punti otterremo una curva fatta così più o meno. Quindi passiamo di qua, quindi ecco, costo marginale di lungo periodo. In questo punto particolare avremo che questa curva di costo marginale di lungo periodo passerà per il minimo della curva di costo medio di lungo periodo, ma ci sarà anche una curva di costo medio di breve periodo, questa qui, che sarà attraversata nel suo punto di minimo da una curva di costo marginale di breve periodo che non abbiamo disegnato, magari che sarà questa qui. Quindi in questo punto ci sarà l'intersezione di quattro curve, una di costo medio e una di costo marginale di breve periodo e una di costo medio e di costo marginale di lungo periodo. Alla fine di tutta questa costruzione comunque otterremo che anche nel lungo periodo avremo una curva di costo medio fatta così e una curva di costo marginale fatta così, curve che si incontrano nel punto di minimo della curva del costo medio. Però attenzione, questa curva di lungo periodo e le curve di breve periodo hanno un significato diverso. Qui otterremo costo marginale e costo medio dove abbiamo già ottimizzato tutti i fattori produttivi, quantità per quantità, anche quelli fissi, mentre invece nel breve periodo i fattori produttivi fissi non sono ottimizzati in quanto appunto sono fissi. D'accordo? Bene, ci ho detto che la volta scorsa non sono riuscito a illustrare perché non ho finito il tempo. Passiamo allo studio delle forme di mercato. La prima forma di mercato che studiamo è la concorrenza perfetta. Mercato si dice in concorrenza perfetta,
quando sono verificate quattro condizioni. Prima condizione: esiste libertà di entrata e di uscita nel mercato. Quindi la prima condizione: esiste libertà di entrata e di uscita nel mercato. Che significa questo? Che qualsiasi soggetto economico, qualsiasi impresa può decidere liberamente in qualsiasi momento di entrare nel mercato, se gli conviene evidentemente, così come può decidere di uscirne. Attenzione, sembra ovvio, invece non è così. Non tutti i mercati verificano questa condizione. Ci sono dei mercati che sono protetti, ci sono dei mercati dove non è possibile entrare liberamente nel mercato. Quando? Tanto per fare un esempio, alcuni fattori produttivi essenziali non sono liberi. Che so, volete aprirvi uno stabilimento balneare? Non potete farlo, perché per aprirvi uno stabilimento balneare è indispensabile avere in concessione la spiaggia. La spiaggia è del demanio, cioè dello Stato. E per ottenere in concessione la spiaggia dovete vincere una gara, dovete avere appunto, a seconda della regione, delle regole che ha stabilito, però insomma, se un certo numero di voi si decidono di aprirsi un'impresa e di aprirsi uno stabilimento balneare, non possono entrare in questo mercato perché non hanno in concessione il tratto di spiaggia. Tutti i tratti di spiaggia sono già stati dati in concessione, d'accordo? In questo caso siamo in presenza di un mercato dove non c'è libertà di entrata e di uscita dal mercato. Secondo caso, seconda condizione: esiste libertà decisionale delle imprese, cioè ogni impresa decide indipendentemente dalle altre ovviamente cercando di ottimizzare la propria condizione. Questo che cosa significa? Anche questa è una condizione molto forte. Stiamo dicendo che in un mercato di concorrenza perfetta le imprese sono autonome l'una dall'altra, cioè non stiamo in un caso in cui per esempio ci sono diverse imprese che fanno capo a una stessa capogruppo, quello che accade spesso, no? Magari c'è un'impresa multinazionale che possiede tante imprese che sono magari soggetti giuridicamente indipendenti, ma che non hanno libertà decisionale, devono rispondere alla capogruppo. Quindi in un mercato di concorrenza perfetta le imprese sono ciascuna di esse autonome. Non esiste il caso in cui le imprese sono collegate l'una con l'altra. Terza condizione: omogeneità del prodotto. Il prodotto è omogeneo. Che significa? Non significa che il bene venduto nel mercato sia effettivamente identico per caratteristiche fisiche, quello che volete. Quello che è importante è che il consumatore non percepisce alcuna differenza tra i prodotti realizzati dalle diverse imprese. Quindi il bene omogeneo significa dire che il consumatore non è in grado di percepire differenze tra i prodotti realizzati dalle singole imprese. Questa è una condizione molto forte. Se ci pensiamo, come dire, è veramente difficile trovare un mercato che risponde a questa condizione, perché noi siamo un'economia molto evoluta, quindi qualsiasi tipo di prodotti, anche i più banali, che ne so, il gesso, pure un prodotto in cui non dovrebbe esserci alcuna differenza, il consumatore non dovrebbe fare alcuna differenza tra i prodotti realizzati dalle singole imprese, le imprese cercano di differenziare il prodotto, magari facendo una confezione più accattivante, magari variando la lunghezza dei pezzetti di gesso e così via dicendo, d'accordo? Ovviamente ci sono dei mercati che si approssimano di più a questa condizione e dei mercati che si approssimano di meno, no? Il mercato degli automobili sicuramente non potremmo dire in nessun caso che il prodotto è omogeneo. Non ci saranno, penso, nessun consumatore che non fa
alcuna distinzione tra una Ferrari e una 500, questo mi sembra evidente. Quarta condizione, il numero delle imprese è talmente grande, il numero delle imprese è talmente grande da fare sì che le decisioni della singola impresa, il numero delle imprese è talmente grande, talmente elevato, da fare sì che le decisioni della singola impresa non influenzino l'equilibrio di mercato. Il numero delle imprese è talmente elevato da fare sì che le decisioni della singola impresa non influenzano gli equilibri di mercato. Cioè, cosa stiamo dicendo? Che il mercato è in concorrenza perfetta quando ci sono molte imprese. Quante imprese? 1000, 10.000, 100.000? Beh, la domanda è mal posta. Nel senso che la risposta a questa domanda è, come dire, un numero di imprese talmente elevato da fare sì che se un'impresa prende delle decisioni diverse dalle altre, che significa questo? A bassi prezzi, l'equilibrio di mercato non viene modificato in maniera significativa, cioè quella impresa produrrà anche di più, non c'è dubbio, ma poiché il numero delle imprese è elevato, la variazione di quantità prodotta di una singola impresa non modifica in maniera significativa la quantità prodotta complessiva del mercato. Ma quello che sto dicendo, capirete che questa è una condizione puramente ideale, no? Perché già come l'abbiamo detta si capisce che è una condizione ideale. Che significa non modifica gli equilibri di mercato? Non li modifica dell'1%, dell'1/1000, dell'1/10.000? È evidente che se io rispondessi a questa domanda in maniera diversa starei definendo un mercato di concorrenza perfetta in maniera diversa. Una cosa è dire non modifica gli equilibri di mercato dell'1%, e una cosa è non modifica gli equilibri di mercato dell'1/10.000. Avremmo, prendendo questa decisione, questa definizione in maniera ingegneristica per così dire, e modificando, come dire, la linea di demarcazione 1%, 1/10.000, cambieremo i mercati che definiremo in concorrenza perfetta e non in concorrenza perfetta. In realtà questo non ci interessa. Perché non ci interessa? È vero, queste condizioni non vengono mai verificate nella realtà, cioè non c'è nessun mercato che sia un mercato puro di concorrenza perfetta. Quindi non c'è nessun mercato che rispetta tutte queste condizioni in maniera esatta, perfetta. Anche il nome suggerisce, no? La concorrenza perfetta, la perfezione non esiste, suggerisce proprio che stiamo studiando un mercato ideale, lo sappiamo, non facciamo nessun tentativo questa volta per dire rappresentiamo la realtà. È evidente che poi nella realtà ci saranno dei mercati che si avvicineranno più o meno a queste condizioni, cioè si avvicineranno più o meno alla concorrenza perfetta. Perché studiamo la concorrenza perfetta? Perché, come vedremo, questo mercato è quello che raggiunge l'obiettivo di massimizzare il benessere complessivo del sistema economico. Cioè, se un mercato è in concorrenza perfetta, il benessere complessivo dei soggetti che fanno parte del sistema economico, consumatori e imprese, viene massimizzato. E quindi noi studiamo la concorrenza perfetta proprio come, perché vogliamo capire in condizioni ideali come funziona il mercato. Dopodiché studieremo le altre forme di mercato, quelle reali, e man mano che ci allontaniamo dalle condizioni ideali capiremo di quanto il mercato fallisce, cioè quant'è lo spreco di benessere complessivo che viene attuato. Quindi studiamo le condizioni, come facciamo in molte materie dell'ingegneria, in buona sostanza studiamo le condizioni ideali a rendimento 1, se vogliamo, del sistema, e dopodiché confrontando un'altra situazione, nel nostro caso la situazione reale, con quella ideale, cercheremo di capire quant'è lo spreco di rendimento, cioè quant'è lo spreco di benessere che viene attuato.
Allora, iniziamo a studiare il mercato della concorrenza perfetta. Abbiamo studiato la volta scorsa la domanda del mercato. La volta scorsa qualche lezione fa. Sia questa la curva di domanda di mercato. Qua ci mettiamo la quantità, qua ci mettiamo il prezzo. E questa è la curva Q domandata uguale Q domandata in funzione del prezzo. Qui abbiamo rappresentato la curva di domanda inversa, evidentemente, perché ho detto 100 volte. Nei grafici preferiamo mettere la quantità sull'asse dell'ascissa. Bene, qual è la curva di domanda di un'impresa che opera in un mercato di concorrenza perfetta? Una delle n imprese, n elevato, che opera in questo mercato, abbiamo detto che le decisioni di questa singola impresa non influenzano sugli equilibri di mercato. Cioè, supposto che l'equilibrio di mercato si realizza per questo prezzo e per questa quantità star, disegniamolo un po' più a destra, ma prezzo un po' più basso e questo prezzo P star e per questa quantità Q star, poi vedremo come si determina l'equilibrio di mercato. Quindi supponiamo di averlo già determinato, questo è l'equilibrio di mercato P star e Q star. Se la singola impresa con le sue decisioni non influenza l'equilibrio di mercato, questa impresa vedrà il prezzo come costante, cioè l'impresa vedrà il prezzo P uguale a una costante, in questo caso uguale a P star. Cioè per l'impresa la curva di domanda dell'impresa sarà data da prezzo uguale costante, cioè l'impresa venderà tutto quello che riesce a produrre a questo prezzo. Quindi a questo prezzo P l'impresa venderà tutto quello che riesce a produrre. Quindi la curva di domanda dell'impresa, disegniamola in un altro colore, è questa: prezzo uguale costante, una retta orizzontale. Se l'impresa offre un prezzo più elevato del prezzo P star, non venderà nulla e quindi avrà questo pezzo di curva di domanda. Perché? Perché ci saranno n-1 imprese con n elevato che sono disposte a vendere una qualsiasi quantità al prezzo P star, quindi nessuno acquisterà un prezzo superiore. Quindi per P maggiore di P star l'impresa non venderà nulla e quindi avrà una curva di domanda di questo genere, Q uguale a 0. Al prezzo P uguale P star l'impresa riesce a vendere qualsiasi quantità produca, fino però a una quantità, quella di equilibrio. A questa quantità maggiore l'impresa poi ovviamente vedrà la curva di domanda uguale alla curva di domanda del mercato, perché venderà quello che acquista il mercato. Attenzione però, dal punto di vista ideale la curva di domanda dell'impresa è fatta da questo pezzo e poi da questo pezzo. A noi però non interessa questa parte qua. Perché non interessa questa parte qua? Perché se arriviamo vicini a questo punto, la nostra impresa vende tutto quello che il mercato acquista, cioè rimane solo lei. Quindi stiamo nell'ipotesi qui che c'è un'unica impresa nel mercato, quindi sicuramente non in concorrenza perfetta. L'ipotesi da cui siamo partiti è che l'impresa non altera gli equilibri di mercato, cioè produce una quantità piccola rispetto a quella acquistata dal mercato. Quindi la nostra impresa ha questa curva di domanda, sì, però a causa di vincoli tecnologici, vincoli di capacità produttiva, quello che volete, lavora in questo intorno. Questo è l'intorno in cui lavora la singola impresa. Lavora in condizioni in cui la quantità prodotta, da zero a magari questo valore, più piccolo, star, vi ricordo che domanda delle singole imprese, lettera minuscola, domanda di mercato, lettera maiuscola. Quindi l'impresa produrrà una quantità tra zero e una quantità massima, Q star, molto più piccola della quantità di equilibrio di mercato. Quindi la curva in rosso rappresenta la curva di domanda dell'impresa. A noi quello che interessa però, altrimenti usciamo fuori dalla definizione di concorrenza perfetta. Qui stiamo nelle condizioni di un'unica impresa presente sul mercato, lo studieremo la volta prossima, monopolio,
quindi quanto più di lontano c'è dalla concorrenza perfetta, a noi interessa questa parte qui. Quindi per la parte che a noi interessa, la curva di domanda dell'impresa è questa. Prezzo uguale costato. Una bella retta orizzontale. Questa è la curva di domanda della singola impresa. Bene, attesa che questa è la curva di domanda della singola impresa, vediamo adesso di capire qual è la curva di offerta della singola impresa, cioè la relazione tra prezzo e quantità prodotta dall'impresa. Il profitto dell'impresa pi greco sappiamo che è il ricavo meno i costi. L'impresa massimizza il profitto. Abbiamo detto più volte, l'obiettivo di tutte le imprese in un'economia di tipo capitalista è la massimizzazione del profitto, cioè sceglie la quantità, visto che abbiamo utilizzato la quantità come variabile decisionale, per la quale dp greco su dq è uguale a 0. Che significa dp greco su dq è uguale a 0? Significa che è uguale a 0 d su dq ricavi meno costi, cioè dr su dq meno dc su dq, cioè il ricavo marginale uguale a dr su dq deve essere uguale al costo marginale che è uguale a, anzi scriviamola così, è uguale a dc su dq è uguale al costo marginale. Questa equazione, ricavo marginale uguale costo marginale, è l'equazione di massimizzazione del profitto che vale sempre, non solo in concorrenza perfetta, cioè qualsiasi impresa che massimizza il profitto produce una quantità custar tale per cui per questa quantità il ricavo marginale è uguale al costo marginale. Questa condizione è importantissima, è una condizione fondamentale, vale la pena spenderci qualche secondo, dovrebbe essere ovvio, ma cerchiamo di capire perché è vera questa condizione, cioè perché l'unico punto che massimizza il profitto è il punto in cui il ricavo marginale è uguale al costo marginale. Supponiamo per assurdo, che l'impresa possa massimizzare il profitto in un punto custare in cui il ricavo marginale sia maggiore del costo marginale. Supponiamo per assurdo che l'impresa riesca a massimizzare il profitto nel punto in cui il ricavo marginale, invece di essere, come abbiamo appena visto, uguale al costo marginale, sia maggiore del costo marginale. Vediamo perché questo non è possibile. Perché non è possibile? Se per il punto, per la quantità custare, si verifichi ricavo marginale uguale costo marginale, l'impresa potrebbe produrre una quantità addizionale delta Q, positiva. Se produce una quantità addizionale delta Q positiva, magari delta Q unitaria positiva, va. Se produce una quantità delta Q unitaria positiva, questa impresa otterrà un ricavo delta R proprio uguale al ricavo marginale, no? Perché delta R uguale Rm per delta Q, quindi se prendiamo delta Q positivo unitario, produrrà un delta R uguale al ricavo marginale. A fronte di questo però otterrà un incremento di costo delta C uguale al costo marginale. Siamo partiti dall'ipotesi assurda che Rm è maggiore di delta C, il che significa che otterrebbe, producendo una quantità addizionale delta Q positiva unitaria, un delta R maggiore di delta C. Quindi che cosa stiamo dicendo? Che se l'impresa producesse una quantità addizionale unitaria, otterrebbe un incremento di ricavo maggiore dell'incremento di costo. E quindi otterrebbe un incremento di profitto maggiore di zero, perché otterrebbe un incremento di ricavo maggiore dell'incremento di costo. Vi ricordo che il profitto è ricavi meno costi. Quindi, producendo una quantità addizionale unitaria, se partiamo da questa ipotesi assurda,
l'impresa, producendo una quantità addizionale unitaria, otterrebbe un profitto più elevato. Quindi questo punto di partenza, Custard, non potrebbe essere il punto di massimizzazione del profitto, perché producendo un po' in più l'impresa aumenterebbe i profitti. Cioè, se il punto da cui partissimo fosse questo, ricavo marginale maggiore di costo marginale, all'impresa converrebbe produrre di più e aumenterebbe i profitti. Non potrebbe essere un punto di massimizzazione del profitto. Stesso discorso se invece il nostro Custard si verificasse per assurdo in un punto in cui RM è minore di CM. In questo caso, producendo una quantità addizionale unitaria ma negativa, cioè producendo di meno per una quantità unitaria, l'impresa che cosa otterrebbe? Otterrebbe meno ricavi ma anche meno costi. Otterrebbe una diminuzione di ricavi delta R proprio uguale a RM e otterrebbe una diminuzione di costi delta C proprio uguale a CM. Poiché partiamo dalla condizione in cui RM minore di CM, in questo caso all'impresa converrebbe produrre una quantità addizionale negativa, perché la diminuzione dei ricavi sarebbe minore della diminuzione dei costi, quindi producendo meno 1 in meno l'impresa avrebbe anche in questo caso un profitto delta P greco maggiore di 0, perché otterrebbe una diminuzione dei ricavi, questa volta minore della diminuzione dei costi a cui andrebbe incontro, quindi gli converrebbe produrre di meno. Ancora una volta, quindi Custard non è compatibile con la condizione RM minore di CM. L'unico punto con cui Custard è compatibile è, come abbiamo visto prima, RM uguale CM. Questa condizione vale sempre, una condizione fondamentale, quindi la condizione di massimizzazione del profitto è RM uguale CM. In concorrenza perfetta questa condizione si particolarizza. In concorrenza perfetta questa condizione si particolarizza perché? Perché abbiamo detto che in concorrenza perfetta è prezzo uguale costante e quindi ricavo marginale, lo scrivo qua, è uguale alla derivata del ricavo rispetto alla quantità, è uguale D su DQ del prezzo per la quantità, dove attenzione, in concorrenza perfetta il prezzo è uguale costante e quindi questo non è altro che la costante, il prezzo, no? Questa è la derivata su DQ di una costante per Q, una costante per Q, e quindi uguale alla costante, al prezzo. Questo vale solo in concorrenza perfetta, vi ricordo che nelle altre forme di mercato non vale, perché il prezzo non è costante ma è una funzione di Q, la funzione di domanda. E quindi in concorrenza perfetta questa condizione diventa prezzo uguale costo marginale. Questa è la condizione di massimizzazione del profitto in concorrenza perfetta. Condizione di massimizzazione del profitto in concorrenza perfetta. Prezzo uguale costo marginale. Quindi in concorrenza perfetta l'impresa produce quel valore di quantità che eguaglia il prezzo al costo marginale. Allora, disegniamo le curve di costo di imprese in concorrenza perfetta. In particolare, concentriamoci sulla curva di costo medio, questa, e la curva di costo marginale che passa per il punto di minimo, questa. Questa è la quantità. Abbiamo detto che l'impresa in concorrenza perfetta produce una quantità tale da avere prezzo uguale costo marginale, cioè fissato il prezzo, per esempio per questo prezzo P, l'impresa quanto produce? Questa quantità, prezzo uguale costo marginale. E questo vale per tutti i valori di prezzo. Cioè la curva di offerta in concorrenza perfetta è proprio la curva del costo marginale, questa qui.
per ogni valore del prezzo l'impresa produce la quantità data dall'eguaglianza tra prezzo e costo marginale, cioè quella che abbiamo disegnato, la curva del costo marginale, dovrebbe essere la curva di offerta. Dico dovrebbe essere la curva di offerta perché dobbiamo prima però verificare una cosa: l'impresa produce sempre o ci sono degli intervalli di prezzo per i quali l'impresa decide di non produrre, cioè di uscire dal mercato, perché vi ricordo che c'è libertà di uscita dal mercato. Verifichiamolo. Partiamo da un lungo periodo. Quando è che l'impresa decide di rimanere nel mercato? Quando fa un profitto maggiore o uguale a zero. Cioè nel lungo periodo, lo scrivo qui, lungo periodo, dopo che l'impresa ha ottimizzato tutto, ha costruito l'impianto migliore che riesce a costruire, ha ottimizzato tutti i fattori variabili, ha ottimizzato tutti i fattori fissi, ha fatto tutto quello che poteva fare, se dopo aver fatto tutto questo fa un profitto negativo, la nostra impresa esce dal mercato. Se invece fa un profitto almeno uguale a zero, teniamo conto che profitto uguale a zero significa costo e opportunità, quindi non significa che l'imprenditore non guadagna, l'impresa rimane nel mercato. Stimiamo un po' meglio questa condizione. Il profitto è P per Y, il ricavo P per Q, meno i costi. I costi li stimiamo meno costi variabili, anzi noi in questo caso scriviamo semplicemente meno i costi. Va bene così. Deve essere maggiore o uguale a zero. Dividiamo per Q, lo possiamo fare perché non ci interessa, uguale a zero, quindi viene fuori che P meno C diviso Q maggiore o uguale a 0, cioè P maggiore o uguale di C diviso Q, ma C diviso Q è uguale al costo medio, lo sappiamo, a C. P, abbiamo detto, deve essere uguale al costo marginale in concorrenza perfetta, ecco la mia equazione, CM. Quindi che cosa ne viene fuori? Che la condizione di permanenza nel mercato è CM maggiore o uguale del costo medio. Se CM è minore del costo medio, l'impresa esce fuori dal mercato, non produce nulla, quindi la curva di offerta nel lungo periodo in concorrenza perfetta non è tutta la curva del costo marginale, ma solo quella parte di curva di costo marginale in cui il costo marginale è minore del costo medio, cioè questa parte qui. Al di sotto l'impresa non produce, cioè Q uguale a zero. Al di sotto che significa? Qual è il punto in cui il costo marginale è uguale al costo medio? L'abbiamo dimostrato la volta scorsa, è il punto P star, che è il minimo del costo medio, perché costo marginale e costo medio si incontrano nel punto di minimo. Al di sotto di P star, per prezzi minori di P star, l'impresa esce dal mercato, cioè uguale a zero, questa parte qui. Bene, la curva di offerta in concorrenza perfetta, quindi, è questa. Lungo periodo. Prezzo uguale costo marginale per ogni P maggiore, per ogni P maggiore uguale di P star, dove P star è il punto di minimo del costo medio. E Q uguale a 0 per ogni minore di P star. Poi faremo degli esercizi, naturalmente faremo degli esempi concreti. Quindi la curva di offerta in concorrenza perfetta nel lungo periodo è questa: prezzo uguale costo marginale, ho detto costo medio, scusate, prezzo uguale costo marginale per ogni P minore o maggiore uguale di P star, punto di minimo del costo medio, e Q uguale a 0 per ogni P minore di P star. Che succede invece nel breve periodo? Beh, è un po' diversa la cosa, nel senso che l'impresa nel breve periodo non ha ancora ottimizzato i costi fissi. Nel nostro esempio, che faccio sempre per capire ciò di cui stiamo parlando, l'impresa non ha ancora costruito l'impianto perfetto, sta costruendo il nuovo impianto, sta ottimizzando i costi fissi.
È vero che l'impresa rimane nel mercato solo se fa profitti positivi? No, l'impresa rimane nel mercato anche se fa profitti negativi, sempre che questi profitti negativi però siano minori dei costi fissi in valore assoluto. Quindi l'impresa rimane nel mercato sempre che risulti il profitto maggiore o uguale di meno i costi fissi. Perché? Cerchiamo di capire, questo è un fatto fondamentale che chi fa impresa conosce bene. Supponiamo che l'impresa abbia un costo fisso di 100.000 euro. Cioè, o produce o non produce, spende sempre 100.000 euro. Quindi, se l'impresa non produce, fa un profitto pi greco uguale a meno 100.000 euro. Non ha ricavo, quindi pi per q è nullo, non sta producendo, quindi non ha costi variabili. Vi ricordo che è pi greco uguale pi per q meno i costi variabili meno i costi fissi. Siamo nell'ipotesi in cui i costi fissi siano uguali a 100.000 euro. Quindi la nostra impresa, se non produce nulla, deve sempre sostenere i costi fissi, meno 100.000 euro. Pi per Q è nullo, i costi variabili sono nulli. Allora l'impresa nel breve periodo, mentre costruisce un altro impianto, ci vogliono 5 anni, quando è che decide di produrre? Sicuramente se fa profitto positivo, non c'è dubbio, ma non solo. Anche se fa profitto negativo, recuperando però parte di questi costi fissi. Cioè, se l'impresa producendo fa un profitto negativo di meno 50.000 euro, gli conviene produrre piuttosto che stare ferma, perché se sta ferma ha una perdita di 100.000 euro, se produce riduce questa perdita e si troverà ad avere una perdita di meno 50.000 euro. D'accordo? Quindi nel breve periodo l'impresa rimane in vita, decide di produrre, anzi più che rimane in vita, chiedo scusa, decide di produrre sempre che ricopre parte dei costi fissi, cioè sempre che fa un profitto anche negativo, ma minore il valore assoluto dei costi fissi. Se ciò non è, cioè se l'impresa producendo aumenta questa perdita, l'impresa chiude e riapre dopo che ha costruito il nuovo impianto. Chiude per 5 anni, manda tutti a casa. D'accordo? Bene, cosa significa questo? Scriviamolo qua. Pi greco maggiore o uguale di meno i costi fissi, cioè pi per q meno i costi variabili meno i costi fissi maggiore o uguale di meno i costi fissi. Meno i costi fissi e meno i costi fissi vanno via e rimane pi per q maggiore o uguale dei costi variabili, cioè pi, scriviamolo giù, P maggiore o uguale di CV diviso Q. Ma P abbiamo detto essere uguale ai costi marginali e CV diviso Q l'abbiamo visto la volta scorsa, è il costo variabile medio, AVC. Quindi la condizione di permanenza nel mercato nel breve periodo è costi marginali maggiore o uguale di AVC, non di AC come nel lungo periodo. La scriviamo qui. Nel breve periodo è costi marginali, condizioni di permanenza maggiore o uguale di AVC. Quindi in questo grafico, per disegnare la curva di offerta nel breve periodo, dobbiamo aggiungere AVC. Disegniamola. Facciamo un poco dopo il disegno, perché è un po' doppio. Benissimo, ecco qua. Vi ricordo che AVC parte dallo stesso punto da cui parte MC e si interseca nel punto minimo, quindi ad esempio potrebbe essere questo AVC e questo è il punto di minimo di AVC. Quindi, nel breve periodo, dobbiamo
aggiungere un altro pezzo di curva dei costi marginali, questa qua disegnata in blu. La curva dei costi marginali di breve periodo è quella disegnata in blu fino a questo punto. Questo punto è il punto P1 star, minimo dei costi medi di breve periodo, e poi diventa 0. Ecco qua. La curva di breve periodo quindi è data da questo pezzo più questo pezzo in equazione. La curva dei costi di breve periodo, qua la scriviamo, è data da P uguale Cm. Per ogni P maggiore o uguale di P1 star, Q uguale a 0 per ogni P minore di P1 star, dove P1 star questa volta è il punto di minimo dei costi medi di breve periodo. Quindi P star è il punto di minimo di EC, P1 star è il punto di minimo di ABC, punto di minimo di AC, di star, punto di minimo di ABC. Quindi quello che cambia nel breve e lungo periodo è questo valore qua, il punto limite, P star, P1 star. D'accordo? Ci sono domande? Una cosa, ci fermiamo subito per la pausa. Corollario, se vogliamo, va bene, prendiamoci 10 minuti, meglio, perché ci vuole un po' più di tempo.